andiamo a sentire proprio qui nel palazzo dove si fanno tutte le regole d'Italia se Valentino Rossi, il caso del giorno, il caso di questa settimana, quello che divide tutti gli italiani, ha davvero violato le regole o no. Siamo qui davanti al Palazzo delle Regole per sentire l'opinione di chi le regole le fa sull'argomento, l'unico argomento che in questo momento sta dividendo l'Italia. Valentino Rossi. Io ha sono violato per le Valentino. Regole. Per Valentino. Quindi sì. Con lui in Spagna contro Lorenzo. Assolutamente. L'unica questione vera politica italiana che c'è in questo momento. Valentino Rossi ha violato le regole o no? È veramente una questione nazionale. Guardando tutte le foto sembra di no. Sembra di no. Lo dico io che ti favo per Biagi, quindi. Caso che spacca il palazzo, fa nascere movimenti trasversali, l'unica cosa di cui si dibatte in tutto il paese in questo momento. Valentino Rossi. Hai indovinato? Assolutamente. Valentino Rossi, Valentino Rossi è riuscito a fare una cosa sensazionale. Io non seguo il MotoGP, non sono appassionato di moto, però Valentino Rossi è riuscito a fare una cosa assolutamente sensazionale, cioè di mettere d'accordo anche coloro che non seguono la MotoGP nel dare contro a Marquez. E quindi effettivamente è un passo avanti. Io penso che voglio dire, le televisioni che trasmetteranno il MotoGP la prossima domenica si staranno sfregando le mani. No, dai. Qui, sottosegretario della giustizia, noi vogliamo giustizia. Sì. Sull'unico caso che sta dividendo trasversalmente la politica, gli italiani, in questo momento si parla solo di quello. Valentino Rossi. Vogliamo una mozione del Ministero della Giustizia per rendere Rosso giustizia. È difficile perché... il campione deve essere campione sempre, in gara e fuori. Ma le immagini fanno vedere che l'altro l'ha colpito con la testa, lui ha dato un calcetto. La reazione. Contano più le regole. No, conta più la regola, perché a quel punto doveva, alla fine della competizione avrebbero punito lui e non Valentino Rossi. E quindi era meglio avere punito Marquez però... e non Valentino Rossi. Qui abbiamo proprio il sottosegretario alla giustizia, ma dei giudici c'è sempre da fidarsi. Magari intanto prendono qualche abbaglio. È come la legittima difesa, il fallo di reazione che non paga mai, vengono poi penalizzati tutti e due, no? Che arriva il falso l'onorevole Vespa. Hai capito? Ho già incontrato il falso Vespa, il quale mi ha detto se leccavo. Ho detto guardi, lecca molto di più quello che lei interpreta come personaggio. Senta, buongiorno, mi dica. No, noi abbiamo una questione che sta spaccando il la paese, politica, se non altro, è scatola da qualcuno anche. Si dividono i movimenti trasversali. Arrivi dunque, Bekis. So che c'è dietro una fregatura, come al solito, ma diciamo mi sottopongo anche alla fregatura, va. Chi ha ragione, Valentino Rossi o Marquez? Valentino Rossi, assolutamente, è evidente. Noi abbiamo sentito il sottosegretario alla giustizia del governo dice le regole prima di tutto. Ma se non ha visto le regole, se uno gli dà una testata e quello poi si reagisce, non ho capito, è come la storia del pensionato, ha ragione il pensionato o l'albanese, poveretto? Quindi è giusto farsi giustizia da solo? No, non farsi giustizia, lì c'è stata una testata. Nel senso che se uno vede attentamente il tipo di immagine della vicenda, ti accorgi che lui dà prima una testata, Marquez, e la risposta di Valentino Rossi, proprio per evitare che la collisione, è quello di spostarlo. Poi diciamo probabilmente aveva voluto, per i nervi che si hanno quando si è in gara, tesi, e ha avuto una reazione forse più forte, più energica, e c'è stato quello che c'è stato. No, invece noi ora tutti tifiamo come sempre Valentino Rossi e ci auguriamo che faccia il miracolo. Crediamo nella giustizia e quindi se giustizia deve essere, deve vincere il campionato del mondo Valentino Rossi, e tutti noi saremo a guardarlo, a fare il tifo per lui, perché davvero ponga fine a una decisione che ha dovuto subire, forse preso dal nervosismo, si è sentito accerchiato, lui l'ha fatto, poteva evitarlo, non l'ha evitato, però ora guardiamo avanti e pensiamo alla vittoria di Valentino Rossi. Io credo nei miracoli e lui lo può fare e noi saremo con lui a fare il tifo per il suo miracolo. Forza Valentino! Valentino. Forza Valentino!